15 novembre 1983. La Repubblica Turca di Cipro del Nord promulga una dichiarazione unilaterale di indipendenza. Cipro del Nord si estende nella zona settentrionale dell'isola di Cipro, occupata e controllata dall'esercito turco. L'invasione turca di Cipro, iniziata il 20 luglio 1974, fu la risposta della Turchia al colpo di stato militare cipriota, che su ordine della Grecia aveva deposto il presidente Makarios. I turchi occupano velocemente un terzo dell'isola, costringendo circa 180.000 greco-ciprioti ad abbandonare le loro case. Tuttora, solamente la Turchia riconosce la dichiarazione di indipendenza di Cipro del Nord, che al contrario è stata dichiarata non valida dal punto di vista giuridico da varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU. L'isola di Cipro è attualmente divisa in due dalla Green Line, una linea di demarcazione che separa la parte nord a maggioranza turco-cipriota dalla parte sud a maggioranza greco-cipriota. Questo confine taglia in due anche la capitale Nicosia, con tanto di filo spinato, eserciti contrapposti e checkpoint nei quali è obbligatorio esibire i documenti per poter passare. Quello di Cipro è l'ultimo muro d'Europa, un muro che resiste anche al nuovo millennio.